L'esercitazione che si è svolta al Parco Novi Sad di Modena per simulare un maxi tamponamento in autostrada ha visto coinvolte 250 persone tra personale sanitario, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari, un evento complesso per testare la macchina organizzativa. 20 veicoli complessivi, una cisterna con una sostanza acida, uno scolabus e 18 automobili, 53 feriti complessivi, tra cui due purtroppo deceduti sul luogo del sinistro. Promossa dal Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza e dal Comando Vigili del Fuoco, che ha usato anche mezzi speciali. In caso di emergenza, alla chiamata in un minuto siamo fuori e si sfrutta il tempo del viaggio per coordinare e capire meglio quelle che sono le entità dei soccorsi. Non sono mancati anche i momenti di stress e incomprensione, componente da considerare nelle emergenze, spesso confine tra la vita e la morte. Il personale sanitario è addestrato a queste cose e ha l'esperienza ovviamente maturata nel corso di questi anni, però questo ci aiuta a migliorare ulteriormente. Il volontariato supporta l'ASL con i mezzi di emergenza urgenza, posto medico avanzato e in parte attiva sullo scenario proprio dell'incidente stradale per quello che vediamo. Questa è l'occasione per testare la nostra capacità, come diceva lei, di coordinarci e di dare un risultato efficiente, efficace a situazioni che possono verificarsi e che si verificano purtroppo quotidianamente.